kind of think that's e salutiamo gli eletti della casa di Israele, coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà, che vivono e soffrono per la predicazione del Vangelo. Shalom a Yachiam e alle Aquat che ascoltano e mettono in pratica la verità della Bibbia. Ok, siamo qua un'altra volta ancora, un altro sabato, a predicare il Vangelo, la buona notizia che il nostro Signore Yahawashai, il nome vero del Figlio dell'Altissimo, non Gesù Cristo, non Gesù, non Yeshua, nessun altro nome al di fuori di Yahawashai, il Salvatore, il vero nome nell'antico ebraico, il nome che non cambia, il nome vero della salvezza, unico nome del nostro Signore, Figlio dell'Altissimo, Onnipotente, mandato dal Padre Celeste, Yahawah, nome ebraico, colui che è o colui che esiste. E questo è un messaggio rivolto al vero popolo di Israele, agli eletti della casa di Israele, i così chiamati negri, latini, taino, isios, nativi indiani d'America, il vero popolo di Israele che oggi è disperso in tutto il mondo. Siamo qui a predicarvi, ad annunciarvi, ad avvertirvi, a svegliarvi nel nome di Yahawashai, nostro Signore. E siamo qui attraverso le sacre scritture per svegliare il vero popolo di Israele, per chiamarlo a ritornare al Padre Onnipotente, per richiamarlo a ritornare sui vecchi passi, a obbedire, perché sta arrivando il giudizio su questa terra. I tempi ormai sono finiti. Questa terra qua, questo pianeta terra qua, questa società, Sallachia, non il pianeta terra, la società, il governo, il sistema è finito, non c'è più tempo. Stiamo vivendo nella profezia che Yahawashai ha annunciato in Matteo 24. Matteo 24, Yahawashai ha parlato delle profezie che avrebbero preceduto il suo arrivo, e a oggi siamo in questi tempi, stiamo vivendo in questi tempi, ok? Quindi non abbiamo più tempo da perdere, non c'è più da scherzare, da giocare, da pensare alle feste, al lavoro, alle carriere. L'unica cosa che abbiamo da pensare è al pentimento, a pentirci e a tornare a ubbidire a Yahawah Ba'ashem Yahawashai. L'unica cosa che dobbiamo fare è pentirci della nostra condotta malvagia, della nostro cammino sbagliato, delle nostre abitudini e del nostro stile di vita. Di questo dobbiamo pentirci, di questo è arrivata l'ora oggi, e non c'è più tempo. Non c'è più tempo, perché come ai tempi dell'arca di Noè, una volta che l'arca si chiude, si rimane su questa terra e si subisce l'ira e il castigo di Yahawah Ba'ashem Yahawashai. E noi non vogliamo questo. Il Padre ha svegliato profeti in tutto il mondo, ha svegliato i profeti in tutto il mondo per chiamare, per avvertire il suo popolo Israele, Yasharala, di quello che sta arrivando, ok? Quindi non c'è più tempo non c'è proprio da perdere tempo, ma c'è da tornare indietro. C'è da tornare a camminare secondo i vecchi sentieri, e di ritornare a obbedire alle leggi dell'Altissimo. Dobbiamo convertirci, cioè cambiare vita e tornare a obbedire all'Altissimo Yahawah, nel nome Ba'ashem di Yahawashai, nostro Salvatore, ok? Cari, come avete sentito il fratello, non c'è più tempo da perdere. Questo è il momento di chiamare tutti, ok? Gli eletti della casa di Yashar Allah, ok? Come ha spiegato prima il fratello, che ha a che fare con i negri, nativi americani e i latini, questi sono i veri figli di Israele. Questo è il momento di chiamarli, ok? Di invitarli a quella famosa nozze che il Padre ha preparato, che è il regno da venire, ok? E questo è il momento che noi dobbiamo dare il tutto, di vedere la gente, perché stanno succedendo un sacco di profezie. Le profezie si stanno avverando e stiamo vedendo
uno deve essere proprio specialmente cieco e specialmente stupido per non capire che siamo arrivati alla fine di questo regno qui, per non riuscire a vedere che questo regno è proprio alla fine, ok? E infatti non aspettate che coloro che verranno a portarvi questi messaggi saranno i più intelligenti del mondo, i più belli, o i coloro che sono nello stato sociale più alto. E lì porta a iniziare a leggere dal libro di Primo Corinzi, la capitolo 1, da versetto 5, perché la gente, quando vedono persone come noi, non aspettano che la verità potrebbe arrivare da queste persone qui, ma invece la verità non può arrivare dalla chiesa tutto adornato d'oro e menzogne e miserie, ok? La verità viene attraverso i più bassi nella società. Il Padre lavora attraverso i più bassi, ok? Per non rendere orgoglio il cuore di un uomo, ok? Vai. Questa è Prima Lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 26, che dice: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Can. Il padre Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai ha scelto le cose pazze del mondo. Perché in questo momento vederci così vestiti, per la gente, per il minimo persona che passa, dirà: questi sono pazzi, ok? Padre ha scelto coloro che sembrano i pazzi di questo mondo a portare avanti i suoi lavori. E attraverso questo sappiamo che la verità non si trova dietro le mura della chiesa, ok? Come dice il libro di Atti, capitolo 4, e versetto 12 o 16, che dice che il Padre non dimora. Ok, Atti capitolo 7, versetto 40. Lo prendo subito, ok? Sì, quello che sto dicendo è, sì, è il nome. Discorso di Matteo, di Stefano. Sì, Stefano là. Okay. Dunque, il Padre non dimora dietro queste mura qui. Sì, te lo leggo. Vai, leggi. Questo è Atti capitolo 7, versetto 48, dice: l'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai? O quale sarà il luogo del mio riposo? Can. Questo è proprio... E questo è per farvi capire che l'uomo è stolto, ok? L'uomo va attraverso l'appariscenza, ok? Se l'uomo non vede cose appariscenti, fa fatica a credere, ok? L'uomo è... La bestia è meglio dell'uomo. Can. L'uomo è la bestia. L'uomo è la bestia. Un uomo senza... Un uomo senza la verità è uno zombie intanto, sì. E i malvagi sono comunque delle bestie. La bestia è meglio dell'uomo. Certo. Vabbè. Sì. Ha detto anche giusto, perché la bestia... Intende gli animali. Gli animali fanno la volontà del padre, ok? Ah. Loro sanno che ci sono certe regole e loro non vanno oltre queste regole qui. Ma noi uomini, sì, andiamo contro tutte le regole. Sì. Abbiamo fatto diverse leggi. Una legge che contraddice tutte le leggi del Padre. Dunque, tornando al nostro discorso, che questa verità non aspettate di trovarlo dai più fluenti a parlare, dai più alti nella società, dai più alti della società, i preti vestiti tutto pulito, bianco, senza neanche un marchio, dai lupi vestiti da agnello. Li vedrete da coloro che sembrano stupidi agli occhi della gente. Noi con questi garments di sacco che abbiamo addosso sembriamo dei pazzi davanti alla gente. Continua a leggere. Ma Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Per svergognare i forti, perché loro, vi dico, se non avete ancora capito, questa verità è coloro che lo diffondono, i così chiamati ebrei israeliti, sono i primi terrori allo Stato, ok? Perché loro hanno speso un sacco di soldi, e abbiamo sentito la storia come ci ha raccontato l'Apostolo Gabbar, quando hanno iniziato a fare questa scuola qui, ok? La scuola, ok, che hanno iniziato a insegnare questa verità.
hanno visto una volta una macchina parcheggiare fuori che era tipo una, come si chiamano quelle macchine lunghe là? Una limousine. E hanno visto questi uomini, così chiamati uomini bianchi, uscire fuori da queste macchine e dire: cazzo, abbiamo speso così tanti soldi per tenere questi segreti qui. Infatti questo è un terrore per loro. Sì. Hanno nominato i nostri apostoli, li hanno classificato come terroristi, ok? Stando per la strada e diffondendo la verità della Bibbia. E questa è l'ipocrisia, è l'ipocrisia proprio assoluta. Perché loro dicono che hanno il paese basato sulle scritture e le leggi di Dio, ma non mettono nemmeno uno, il minimo, in pratica. No, loro fanno scudo della copertina della Sacra Scrittura, ma per loro quello che c'è all'interno è un mistero. Dai, ecco, il padre ha preso persone come noi, persone che sembrano nulla, ok, minimi nella società. Il padre ha preso persone come noi, ci ha dato la sua conoscenza per poi andare fuori a svegliare le sue pecore smarrite, ok? Perché sappiamo che Israele è diffuso in tutto il mondo, ok? Infatti, dicendo di questo, leggi il versetto 23 per piacere, di sempre Primo Corinzi là. Perché vedendoci qui diventa una pietra di ostruzione a molti, ok? Perché aspettano di vedere gente splendente, vedere gente adornata di un garment bianco, una tunica con il cappello di Dagon, come lo porta l'uomo matto là in Vaticano, sì, ok? Oppure come anche fanno i testimoni di Geova. I testimoni di Geova con i mormoni, con la cravatta. Tutti ben vestiti. Perché l'uomo va attraverso illusioni, e proprio è la sua illusione che lo porterà alla propria distruzione. Perché in questa verità qui, non puoi andare attraverso quello che vedi. Si va attraverso lo spirito. La carne è una cosa e lo spirito è un'altra cosa. Dice Yahweh Shai, il padre si adora in spirito. Padre è spirito e si adora in spirito e verità. Can, leggi. Questo è Primo Corinzi capitolo 1, versetto 23. Ma noi predichiamo un Messia crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Can, ok? Ed è quello che stiamo predicando. Per i giudei è scandalo. Ok? Questo è lo scandalo. Quello è lo scandalo. Lo scandalo è il loro Gesù bianco, che noi rappresentiamo con l'immagine di un diavolo, perché è l'immagine di un ingannatore, diablos, ok? Un uomo che inganna. Questo qua è il loro re, è coloro che loro adorano. E mi viene in mente quando ai tempi si trova in Giovanni, che quando arrestarono Yahweh Shai e Ponzio Pilato, disse al popolo di liberare Yahweh Shai, perché Ponzio Pilato aveva capito. Poi lui c'ha un bel precetto, ma prima di questo precetto qui leggiamo secondo capitolo di Primo Corinzi, ok? Come stiamo dicendo, la gente è portata attraverso le pazzie del proprio cuore, ok? Non cercano il padre in sincerità, e sinceramente la gente non vuole neanche che torni figlio del padre Yahweh Shai, perché sta bene in questo regno qui, vai. Sì, perché come ho detto prima, il loro re è un altro, così non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come dice il libro dell'Ecclesiaste 3:15. Infatti al capitolo 19, Malachia, versetto 12. Questo è il Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetto 12, dice: da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei dicevano: se liberi costui non sei amico di Cesare.
chiunque si fa re si oppone a Cesare. Allachia, non è questo il versetto? È 19:15 il versetto. Allora essi gridarono: toglilo di mezzo, toglilo di mezzo. Questo è Yahawashai. Pilato disse, disse loro: crocificerò il vostro re. E i capi sacerdoti risposero: non abbiamo altro re che Cesare. Ok? Allora, come d'oggi, il nostro popolo va dietro al diavolo, va dietro a Cesare Borgia. E non è un caso che il Cesare di una volta si chiami Cesare, come questo qua di questa immagine che ho. Ok? E infatti vanno dietro a questo diavolo. Infatti vanno dietro ad altri re. Facendo così vanno dietro a delle filosofie che non porta merito a niente, ecco perché sono rimasti in, in oscurità, ok? In ignoranza, ok? Quindi è per questo, come dicevi tu prima nel primo Corinzi capitolo 1 versetto 23, quando noi annunciamo il vero nome del Signore Yahawashai, il vero aspetto di colore negro per loro è pazzia, è follia, è pazzia, è perché pazzia. Come dice il libro, il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, loro non l'hanno riconosciuto quando è arrivato, come potrebbero riconoscerlo oggi? Ok, ora leggi dal libro di sempre primo Corinzi, là leggi dal capitolo 2, leggi, leggi dal versetto 4, ok? Dal versetto 4 andiamo, andiamo a finire al versetto, andiamo a, a leggere fino a 10. Chiudo il primo Corinzi capitolo 28. Primo Corinzi capitolo 1 versetto 28. Yahawah Bashem, Yahawah Shai ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Yahawah Bashem. Il Padre ha scelto le cose meno nobili. Ok, non ha scelto i nobili per spargere la sua verità, ok? I nobili non, non hanno la verità. Il Padre ha scelto uomini base come noi, ok? Ha scelto uomini, cioè, ma guarda che bellezza è! A chi avrebbe capito che i veri ebrei sono i così chiamati negri, latini americani, gli ultimi della società. Gli ultimi della società. Il terzo mondo. E questo, questo, questo è la bellezza e la grandezza del Padre. I uomini vanno attraverso la, la, la carne e illusioni dell'occhio. Le cose disprezzate. Le cose disprezzate sono coloro che il Padre usa. La gente ci vede vestito così e pensano che siamo matti proprio. Vai. Questo è primo Corinzi capitolo 2 versetto 4. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Queste parole, queste parole non, non arrivano proprio come, come, come lo porta la Chiesa, ok? Mettono il fiocco attorno alla parola, lo rendono molto più dolce, cambiano proprio, proprio l'identità del figlio del Padre, che è un uomo austero, che è un uomo duro, lo rendono dolce per avere più gente nella Chiesa, così, così facendo per avere più soldi. Ok? Perché è quello che gli interessa, non gli interessa il messaggio, non gli interessa la verità. No, vai. Gli interessa il denaro, gli interessa, sì. Ok? Gli interessa il loro Dio, sì. Perché il loro Dio è il denaro. Infatti per questi uomini ho un precetto. Questo è Salmi capitolo 55 versetto 21. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate per il nostro spirito. Ed è quello che stanno usando per distruggervi oggi. Perché quando vi parlano in quel cazzo di scatola di stregoneria che si chiama TV, ok? Vi parlano tutto con le parole scelte, tutto preparato. Ok? Parlano con la lingua come il burro, ma dentro il loro cuore è guerra. È la morte che vogliono. È la stessa cosa come le religioni, vi parlano con tutto, ah, Dio è tutto amore, questo, vi parlano con tutto le carezze, cercano le parole specifici, sì, okay? Sì, nascondendovi quello che è la verità, ok? Vai. Ecco, proprio loro usano discorsi persuasivi per portarvi nel loro inganno e nella loro menzogna, ok? E fin da bambini con quel falso battesimo che vi fanno all'età di pochi mesi quando non capite che cosa stanno facendo.
e vi legano ai loro riti, poi con la comunione. E quello è un rito molto satanico che fanno ai bambini. Certo. Pensa che se vai nel paese degli Amalekiti, okay, quando fanno le circoncisioni ai bambini, succhiano il sangue con la bocca. Dove è scritto nella Bibbia? Non è scritto in nessuna parte. Bene. E non è scritto neanche il rito che viene dopo questo battesimo, che è la comunione. Can. O la cresima che viene dopo. Ma sono delle pazzie del mondo, cazzo. Cioè, non c'è dove nulla di questo nella Bibbia. Dove è scritto? Per questo le religioni non sono bibliche. Vai. E quindi la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, Can. Ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Can. Affinché. Scusami un attimo. Coloro che possono accettare questa verità lo fanno attraverso lo spirito e il potere del padre Yahba Shemiaoshai, ok? Se non è attraverso lo spirito, che è la Ruka Kodash, lo spirito di conforto, e se non è attraverso il padre Yahba Shemiaoshai che ti vuole aprire e che ha avuto questa misericordia e benedizioni per te per ricevere questa verità, puoi dimenticare questa verità, non lo riceverai mai, ok? Vai. Questo è il dono. Affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ecco, non sulla dottrina degli umani, non sui riti degli uomini, che non vengono dalla parola di Yahweh Hashem, Yahweh Hashem che c'è nella scrittura, come abbiamo elencato tutti i riti delle religioni, dei falsi ebrei, gli amalekiti, i così chiamati uomini bianchi da 1600, la supremazia dell'uomo bianco, Amalek, discendenti di Esau, Edom, o come fanno, ecco, i cristiani cattolici con i loro riti, come fanno anche i testimoni di Geova che ti fanno questo bagno nella piscina, o come fanno le altre religioni, e che ti insegnano una dottrina che viene dall'uomo, una dottrina, un insegnamento, delle istruzioni che non fanno parte, che non prendono dalla Sacra Scrittura. Quindi, 5. Quindi affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Can, questo è dove c'è il problema. Il problema è che la fede degli uomini non è fondata sulle proprie parole del Padre. Ok? La fede degli uomini è fondata sui uomini. Uomini che non servono a nulla. Gli uomini che loro non sanno nemmeno se dormono il giorno dopo, se si sveglieranno. E queste sono quelle vergini stupidi, ok? Questi sono coloro che costruiscono la casa sulla sabbia e non sulla fondazione di rocca, ok? Che può tenere nei tempi di temporale. Vai. Tuttavia, questo è versetto 6, tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo. Can, okay. Chi sono questi maturi? Andiamo a prenderlo dal libro di Isaia 28, ok? Perché per arrivare alla maturità in questa verità, ok? Isaia 28, 10, legge da versetto 9, ok? Per arrivare alla maturità di questa verità bisogna tornare prima bambino, ok? E mollare tutte le sapienze di questo mondo, come abbiamo detto prima. Ok? E cominciare da capo. Perché se non molliamo queste conoscenze sbagliate che ci hanno insegnato fin da bambini, facciamo fatica a far entrare qualcosa di nuovo. Le scritture dicono: ma tu metteresti il vino nuovo dentro una botte vecchia? Giusto. Vai. Questo è Isaia capitolo 28, versetto 9. A chi vuol dare insegnamenti? A chi vuol far capire la lezione? A dei bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle? Poiché è un continuo dar precetto dopo precetto, regola dopo regola, un po' qui e un po' là. Tieni un attimo, chi sono questi bambini che hanno bisogno del latte dalle mammelle? Sono coloro che hanno mollato le conoscenze di questo mondo qui, le conoscenze dei così chiamati esperti, i sapienti di questo mondo, e sono affamati come bambini per latte, ok? Un bambino non inizia a mangiare subito carne, inizia prima da latte, ok? Una volta che molli tutte le conoscenze del mondo, sei affamato per sapere la verità, e sappiamo che poi
conoscendo questa verità, non è che diventa tutto bello liscio, perché un bambino prima di camminare deve cadere tante volte, deve avere tante ferite per arrivare a camminare. Camminiamo. Tuttavia, quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, Cari. I quali stanno per essere annientati. Quello che dicevi prima, vai. Il fatto che non sono quelli alti nella società, Cari. Non è il Papa lì del Vaticano, il pagliaccio che c'è lì al comando delle chiese, non è nessun vescovo, nessun prete, e nessun anziano di nessuna religione, nessun politico, nessun governatore di stato, nessun presidente, ok, nessun dottore che vi può dare istruzioni sulla sapienza, perché non è questo quello che insegna la Bibbia. Ed è una cosa incredibile come li vedi in TV quando chiamano così. Allora, per esempio, io guardo il TG24, ok, per le notizie in Italia, e vedi che ogni giorno ci sono questi 4-5 che gli danno dei professori, sì, okay? Sei virologo, ma questi esperto. Qui sono esperti in tutto, sia nella virologia, sì, sia nella schiavitù, sia nella banca, nella politica, ok? Questi uomini li dichiarano degli esperti in tutto, ok? Sì, ma sappiamo, una volta che vieni lavato da padre, una volta che il padre ti solleva il velo che hai, cominci a vedere quanto vuoti sono quei uomini. Quanto là. Quanto è un teatro. E quanto è un teatro, quanto è niente. Ecco perché questa verità non è data ai così chiamati sapienti, i più sapienti di questo mondo, come diceva il fratello. Sì, ma quello che succede praticamente è che loro, dando un titolo a queste persone come esperto, praticamente quando questo va a parlare, qualsiasi cagata e stronzata dice, viene preso in considerazione dalle persone che sono dietro quella scatola magica. Infatti li stanno usando per portarli alla perdizione, che è la distruzione. Giusto. Sono loro che parlano con queste lingue sottile, sì, persuasivo, sì, che passano, okay? Questa vibrazione negativa, ok? Questa sono vibrazione... coloro che convincono la gente ad andare in fila, sì, a confidare nel diavolo, a avvelenarsi, hai capito? Hai capito? Mentre a coloro che hanno un'opinione opposta a quella là che dicono questi esperti, a quelle che dicono i telegiornali, sono quelli subito. Sono chiamati i complottisti, i negazionisti, quindi sei etichettato. Qualsiasi cosa esce dalla tua bocca è merda, non vale niente, non vale. Infatti io fin da piccolo ho sempre sentito un detto che dice che la mentalità della massa non è la mentalità da seguire, ok? E vedi, la gente fa il calcolo calcolando la massa. Se più gente dicono che è sì, vuol dire che è sì, perché più persone lo dicono, ok? E questa è una fregatura. Ma quei pochi che dicono che è no, dicono che non avete voce perché siete pochi, giusto, hai capito? Ma basta ricordarci il precetto che Yahweh Shai ci ha insegnato: larga e spaziosa è la via che porta alla perdizione, e molti l'ho detto pesata, e molti sono quelli che la troveranno. Quindi sta là, questi molti che la pensano in quella maniera là, guardate il precetto che il nostro Signore, la reincarnazione di Re Salomone, la sapienza, cioè quando la scrittura parla di sapienza sta parlando di Yahweh Shai, sta parlando, ok? Quindi quando viene fuori dalla bocca del nostro Signore un precetto è verità, ed è profonda verità, ed è verità certa e assoluta. Quindi ha insegnato questo, ha insegnato che dove va la massa va la perdizione, quindi chi segue la massa si ritroverà a morire, andrà in un fosso, andrà, ok? E c'è anche la scrittura che dice che se uno cieco fa vedere, guida gli altri, dove andranno a finire? Cadranno in un fosso. Cadranno in un fosso, ok? Ed è quello che sta succedendo a questo mondo qui. E chi sono i ciechi? I ciechi sono quelli che camminano al buio, camminano nelle tenebre, che significa... Se non hai questa verità che è una lampada, sei un cieco. E non avere la conoscenza,
E non è questa, questa verità è una lampada ai nostri piedi, come dice il libro di Salmi, Salmi 119, versetto 105. Okay. Perciò se non hai questa verità, non hai la lampada che ti fa vedere se sei un cieco e andrai a finire dentro un pozzo. Devi mettere quel versetto là. Questo è secondo Corinzi capitolo 2 versetto 6. Tuttavia quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo del quale stanno per essere annientati. Infatti anche qua pensandoci ci andate a confidare nel sistema, nel governo di questo mondo che sta per essere annientato, sta per essere distrutto, è proprio destinato, profetizzato. C'è Yahawa Bash e Yahawa Shai non mente, ok? Se ha promesso un fatto lo manderà a compimento, se ha promesso un'azione. All things shall wash away what the word of the Most High will say. Aspetta che questa cosa che hai detto, c'è un progetto riguardo Yahawa Shai l'ha detto. Cioè non rimarrà incompiuto. Everyone head shall be the way what the word of God shall want. Matteo 24, perché stai dicendo adesso che il padre Yahawa Shai ha detto che certe cose succederanno e succederanno, ok? Succederanno e niente può fermare le parole del padre, ok? Everyone has faith for the word shall remain. 24 e 35. Matteo capitolo 24 versetto 35 dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. È quello che diceva il fratello prima, ok? Perché è inutile che vi confidate ai uomini se le profezie dicono che questo regno sarà distrutto, ok? E sarà traslitterato dalle mani dei malvagi ai santi. Succederà, è inutile che andate dietro. Okay. I sapienti di questo mondo. Perché i sapienti di questo mondo sono davvero stupidi da guardare. Infatti lo dice in quando si va fuori in compagnia. Che bel numero, 448. 8, 8 is infinity forever. Questo è il primo Corinzi al capitolo 3. Al versetto 19 dice: perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti agli occhi di Yahawa Shai. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Ok? Questi sapienti, tutte le cose che vi stanno tirando fuori, le acque velenose, ok? Tutte queste cose che vi stanno spingendo, i Green Pass, eccetera, ok? Questi sono sapienti vani, ok? Il padre li prenderà proprio al loro inganno. Infatti, libro di Giobbe, mi sa, capitolo 10, mi seguono di about to feel the belly, then suddenly it's a Job 10, edition. Giobbe 20. Quando papà? Giobbe 20, 23. Perché loro hanno piani che stanno facendo, ok? Ed è quello, ed è il punto proprio che siamo adesso. Perché loro vi stanno 2023. Giobbe 2023. E loro vi stanno promettendo una nuova normalità, vi stanno promettendo diverse cose che arriverà, ok? Stanno parlando di una sorta di Generation U che non so che cosa è. Vi stanno dando una sorta di fiducia e una sorta di futuro che non c'è, ok? Ora sentiamo cosa dice il padre. Questo è Giobbe capitolo 20 versetto 23. Quando starà per riempirsi il ventre, Yahawa Bashem, Yahawa Shai manderà contro di lui la sua ira ardente. Gliela farà piovere addosso per servirgli da cibo. Quando starà quasi per adempiere questi piani che ha sempre avuto, all'improvviso il padre gli manderà distruzione, ok?
40 anni. Questo è Giobbe capitolo 5 versetto 12, che sventa i disegni degli astuti sicché le loro mani non giungano ad eseguirli, che prende gli abili nella loro astuzia sicché il consiglio degli scaltri va in rovina, ok? Tanti. Quindi vi state affidando a zombie, vi state affidando, ok? Vi state affidando a morti che camminano, vi state affidando. Tanti. Ma c'è una scrittura che ci dice... Ora torniamo comunque... appena dopo il tuo precetto, perché visto che abbiamo poco tempo, torniamo e cerchiamo di chiudere un po'. Vai. Questo è Salmi capitolo 146 versetto 13: non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Non confidate nei, nei principi, ok? Non confidate nei principi, ok? Non confidate in nessun uomo che vi può salvare, ok? Gli uomini non possono salvare. E il padre Yahweh Hashem Yahweh Shai, avevi ragione, che salva attraverso suo figlio Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ok? Attraverso dei uomini non c'è salvezza. Perciò è inutile che vi confidate a questi così chiamati esperti. I principi, chi sono i principi? Coloro che governano, ok? Coloro che vi hanno tirato in tutta la miseria che siete oggi, che dovete pagare tasse infinite, ok? E tutto all'improvviso vi amano, vi vogliono salvare. La gente deve svegliare proprio da questo sonno profondo. Vai. Questo è versetto 4, il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra, in quel giorno periscono i suoi progetti. Okay? Quindi è per questo che non bisogna confidare nell'uomo, ma come ci dice anche il libro dei Romani, cioè qua vanno appresso alla creatura e non al creatore, come ci ha detto Paolo. E quindi sta qua come siamo partiti in questa lezione, dicendo Yahweh Bashem, Yahweh Shai, nel nome e per mezzo e nello spirito di Yahweh Shai, ci ha dato questa conoscenza, questa luce a noi, ai miseri del mondo, ai piccoli del mondo, ok? A coloro che sono visti come niente, ok? Torniamo ai Corinzi. Secondo Corinzi, primo Corinzi capitolo 2 versetto 7, ma esponiamo la sapienza di Yahweh Bashem Yahweh Shai, misteriosa e nascosta, che Yahweh Bashem Yahweh Shai aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria che è Yahweh Shai. E versetto 7 vi fa capire che questo è una storia già scritta fin dall'inizio, ok? È una storia già scritta. L'uomo non può fare niente, non può cambiare il destino delle cose. Ok? È una storia già scritta fin dall'inizio, ok? E cioè, versetto 8 ci ha parlato chiaro, versetto 8. Sì, non l'hanno mai conosciuto. Ha detto, cioè, non possiamo confidare nei dominatori di questo mondo che non hanno conosciuto il Signore e che l'hanno crocifisso. Cioè, ma vi rendete conto? State confidando nei diavoli, nei malvagi. Siamo nel regno di Satana qua. Sono quelli lì che hanno messo in croce nostro Signore, sono quelli lì che governano oggi, sono quelli lì che quando Yahweh Shai tornerà nella nuvola, nel così chiamato UFO, loro lo vedranno, ok? Quindi state confidando in quelli che hanno messo in croce il Salvatore. E la maggior parte si confida in loro perché non hanno fede, ok? Non hanno fede nel Padre, non hanno fede in niente, perché se non vedono... Non hanno fede, ok? Ossa secca. E loro hanno paura di cosa mangeranno domani. Vogliono salvarsi la propria vita. Cosa mangeranno i miei figli? Come faccio a lavorare? Che cosa guadagnerò? Come faccio a pagare? Sì, leggi quello. È quello che sto dicendo, ok? Vogliono salvarsi la propria vita, ok? E saranno distrutti per questa voglia di salvarsi la propria vita. Vai. Questo è Matteo capitolo 16 versetto 25, dice: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà,
Satan. Come dicevo prima, questi vogliono salvarsi la propria vita, ecco perché li corrono dietro. Ecco perché vanno dietro a tutte le cavolate che dicono. Perché hanno una speranza di continuare, ok? Hanno una speranza che questo regno continui, ok? Credono ancora alle favole, alle dolci favole, che l'uomo bianco è più intelligente, è più grande e regnerà per sempre, ok? Allora li stanno dietro perché vogliono mangiare, vogliono guarda, è pazzia, vai. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Can, perché vai. Coloro che li vanno dietro come ho detto prima, perché vogliono salvarsi la propria vita, ascoltate. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Can, ed è quello che stiamo facendo, noi siamo pronti per perdere qualunque cosa a causa giusta di queste scritture qui. Se il padre ci ha dato delle leggi, se ci ha detto che non dobbiamo fare nessun taglio sotto la nostra pelle, se il padre ci ha dato delle leggi e statuti e vogliono farci andare contro queste leggi e statuti, siamo pronti per perdere tutto. Ma che cosa dice le scritture? Che ritroveremo la nostra vita. Infatti se torni il libro di Primo Corinzi là, per aggiungere questo, versetto 9, leggi cosa dice versetto 9 di quel libro là. Il primo capitolo? Sì, no, secondo capitolo che stavi leggendo. Primo Corinzi capitolo 2, versetto 9, ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Yahawah Bashem, Yahawah Shai ha preparato per coloro che lo amano. Can, noi perderemo la nostra vita qui, ok? Infatti è come si fa a perdere la propria vita, ok? Per quello che stiamo facendo, abbiamo lasciato tante cose dietro, potevamo andare dietro a delle carriere anche noi, ok? Potevamo andare dietro a tante cose, ma li abbiamo mollato per il padre, perché siamo stati promessi, come ha letto il fratello, occhi non hanno visto, occhi non vide quello che il padre ha promesso. Ed è questa promessa che noi ci affidiamo, non ci affidiamo ai uomini, a quello che hanno per dirci, di farci avere un green pass per andare a mangiare la pizza in un ristorante o chissà cosa. A noi non ce ne frega niente di quello, ce ne frega le promesse del Padre, che queste promesse sono la vita eterna, queste promesse sono gioia infinita. Vai. Questo è Matteo capitolo 11, versetto 25, qua è per chiudere il discorso e forse anche la lezione, perché abbiamo poco tempo oggi. Questa è una giornata che è andata così, ma ringraziamo Kalalal Yahawah Bashem Yahawah Shai che ci ha permesso di riunirci anche per questo poco tempo. Dopo quello che hai letto. Questo è Matteo capitolo 11, versetto 25, e dice: in quel tempo Yahawah Shai prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Can, queste cose sono state nascoste, ok? Dovete fidarvi in queste parole qui, ok? E queste parole uno può prendere la Bibbia e leggerla finché vuole. E sai che cosa ha fatto il padre? Il padre li ha ingannato, perché se il padre li avesse aperto gli occhi, oggi non avremmo una Bibbia in circolazione. Allora il padre gli ha coperto gli occhi, hanno letto, non hanno capito niente, quelli che hanno capito hanno cercato di togliere, ma è un libro che non importa, cioè puoi togliere 50 pagine da questo libro. Basta una, ne basta. Basta uno, hai capito? È perché sta qua il disegno grandioso e misericordioso che Yahawah Bashem, Yahawah Shai ha fatto, perché l'ha detto stesso lui, l'ha detto attraverso il profeta Ezechiele, attraverso il profeta Geremia, Isaia: chiunque mi cercherà con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutte le sue forze, io mi lascerò trovare. Questo significa cercarlo, andare a conoscerlo, studiare la parola della Sacra Scrittura. Questo significa cercarlo con tutto noi stessi, ok? Perché non lo troviamo nelle religioni, negli edifici. Da nessuna parte, come abbiamo detto all'inizio, non lo troveremo davanti ai uomini vestiti in cravatta, belli e tutto, ok? Dobbiamo fare veloce perché il tempo non sta dalla nostra parte. Abbiamo due precetti, finisci quello e prendiamo quello che ha Yahawah. In quel tempo Yahawah Shai prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, padre, perché così ti è piaciuto, ok? E questo è il tuo disegno. E ho detto prima, è inutile che cercate di farvi vedere. Di controllare il destino, come credete di controllare il vostro destino? È tutto scritto fino all'inizio. Non controlli niente, nemmeno te stesso non controlli. E per chiudere questa Apocalisse capitolo 3 versetto 10 dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. E questo è dove è fermo il nostro, la nostra fede, ok? Perché vedi, coloro che sono nel mondo, che ascoltano questi pazzi, queste cose chiamate grandi del mondo, non riescono a vedere che cosa sta arrivando. Non riescono a vedere. Ed è la stessa cosa che è successo durante il tempo di Noè. Quando Noè gli diceva che guarda, arriva un diluvio, questi ascoltavano sicuramente. Quelli che erano grandi nella società che dicevano: oh, quello è pazzo, non ascoltate. La stessa cosa che faceva il nostro popolo del Regno del Nord quando Ezechiele gli profetizzava l'invasione degli Assiri se non si convertivano dal loro culto malvagio. Dicevano che no, sarà una cosa La stessa dopo. Cosa che i giudei, il popolo di Giuda, ha fatto quando Geremia gli profetizzava che sarebbe arrivato l'impero babilonese a distruggerlo se non si fossero convertiti. È quello che facciamo oggi: se non vi convertite sarete colpiti dal giudizio, dal giudizio che sta arrivando e non tarderà ad arrivare, ok? E noi speriamo proprio nella protezione del Padre in quei giorni là, ok? Perché stanno arrivando giorni davvero brutti, hanno cominciato già a farsi vedere le corna, ma la gente non vede perché la gente è addormentata, ok? Con un sonno profondo e spirituale, ok? Detto questo, speriamo che questa lezione è stata edificante. E potevamo andare di più, ma oggi il tempo non c'è stato dalla nostra parte. Detto questo, vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh Vashem, Yahweh Shai Vashem Gakudash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah che stanno rischiando la propria vita in questi ultimi giorni per far sì che questa verità può arrivare dappertutto. State saldi e fermi, che la salvezza è alle porte. Kam Yasharala, alla prossima. Shalom.